Si sta lavorando perché c'è questo sciopero. Salve signora, quanto? Però con questi prezzi, cioè, le persone fanno 50 euro per 20, meno di 25 litri. E c'è un prezzo più di 2 euro e proprio non si può lavorare. Cosa dicono le persone appena vedono il prezzo? Intanto domandano, allora iniziano a domandare c'è sciopero, non c'è sciopero, perché c'è sciopero. Lo sciopero lo stanno facendo intanto gli autotrasportatori. Perché giustamente noi nel piccolo le persone che vanno al lavoro hanno un consumo 100 euro in più al mese, ma i trasportatori si parla di 1.000-1.500 euro in più ogni viaggio, quindi giustamente è un casino. E le persone si lamentano, ma più di lamentarsi. Ci dica una cosa, ma come, siamo molto curiosi, come si stabilisce un prezzo al giorno? Come, chi ve lo comunica? Allora, noi praticamente compriamo e veniamo, quindi la nostra percentuale è sempre quella. Quando andiamo a comprare con l'aumento, automaticamente abbiamo l'aumento alla colonia. Giustamente dicono, ma perché aumenta tutti i giorni se il carico viene tipo 2-3 giorni prima? Perché noi, magari avendo una giacenza, con questi aumenti diciamo enormi che ci sono stati negli ultimi giorni, facciamo una media e invece di aumentare 20-30 centesimi tutti in una volta, che magari le persone pensano sta succedendo un casino, andiamo ad aumentare quei 4-5 centesimi al giorno. Spero che con questo sciopero che gli autotrasportatori stanno facendo lo portino diciamo a compimento e che ci sia veramente un abbassamento dei prezzi. Già, arrivederci, buona giornata. Già guardando il trend del Brent si vede che sta diminuendo, però la cosa fondamentale da diminuire secondo noi sono le accise, che ancora paghiamo accise di guerre di 60 anni fa. Secondo me è questo la cosa diciamo fondamentale, puntare sulla riduzione delle accise. C'è stato qualche persona che è arrivato vedendo il prezzo ha deciso di non fare benzina? Onestamente no, perché c'è chi lavora e quindi se non fanno benzina non possono andare a lavoro. E secondo me lo Stato punta proprio su questo, che ci ha messo in ginocchio, perché la gente oggi come oggi se non ha il carburante non può andare a lavorare.